Siamo negli uffici dell'Unione Montana Valle Varaita, abbiamo con noi la responsabile dell'area programmazione, Gabriella Brun. Gabriella, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Siamo qui per raccontare Bolle di Snoezelen, la sala multisensoriale che è stata inaugurata lo scorso 8 di marzo 2024. Tante attività in questo centro, un punto di riferimento culturale, sociale per la cittadinanza della Valle Varaita. Ecco, parlo di cittadinanza perché nel corso degli anni, adesso non so da quanti anni tu lavori qui, però immagino che nel corso del tempo sia cambiato, come sono cambiate anche le esigenze. Assolutamente sì, io ormai posso definirmi una veterana perché lavoro qua dal 1995, quindi ho visto tanti cambiamenti, tanti progetti, tante idee che si sono realizzate e abbiamo visto anche gli ultimi anni, quindi diciamo che in questi ultimi frangenti dopo Covid abbiamo visto che il mondo intero è cambiato e ovviamente anche la nostra valle montana, pur essendo marginale, non è, come dire, stata esonerata da questi cambiamenti, anche positivi per certi versi, e quindi ci stiamo adeguando a quello che la nuova società e i giovani in particolare ci richiedono. Dal 95 a oggi, quasi 20 anni, è cambiato anche il modo di vivere e di risiedere in Valle Varaita. Molte persone, immagino, si erano spostate o si spostano per andare verso la pianura, verso Cuneo, verso il capoluogo, Saluzzo, e in questo momento magari ci sono delle famiglie che arrivano, che decidono coscientemente di venire a vivere qua, e quindi si pone il quesito sui servizi da offrire a questa nuova cittadinanza, a queste nuove cittadinanze. Certo, è così, c'è piccolo flusso di ritorno che è iniziato, diciamo che ovviamente non sono ancora grandi numeri, però diciamo è un embrione di una rinascita anche dal punto di vista sociale del nostro territorio, e quindi a volte vengono meno, se sono persone giovani che si trasferiscono, vengono meno quelle strutture sociali legate alla famiglia, ai nonni che in passato le famiglie, diciamo in tutta Italia, avevano come sostegno, e quindi la necessità per poter vivere in modo sereno, ecco, questa montagna che è bellissima, ecco, di avere dei servizi in più o comunque di non avere servizi inferiori a quelli che avrebbero nelle città più grandi. In questo contesto dell'Unione Montana Valle Varaita, oltre a questi progetti di accoglienza e di assistenza e di servizio alla cittadinanza, ce n'è uno in particolare, un progetto che insomma vorrei ricordare insieme a te e presentare. Gabriella, mi riferisco a Varaita Insieme. Ok, è uno dei nostri progetti che sta veramente molto a cuore ai nostri amministratori, perché è davvero qualcosa che va incontro, che cerca di risolvere delle difficoltà, che tocca veramente la vita dei cittadini della valle. Quando è nato Varaita Insieme? È nato nel 2023, sì, anche già 2022 con la presentazione della domanda all'Agenzia per la Coesione, perché si tratta di un progetto a valere sul PNRR. E poi è stato finanziato nel corso del 2023, aprile 2023, e da lì è partita la corsa. Quindi voi avete partecipato al bando del PNRR, che immaginiamo come un piano nazionale ripresa e resilienza, l'ho fatto dire a te, non mi ricordavo. Il PNRR lo immaginiamo come un piano che va innanzitutto a lavorare e a offrire fondi per infrastrutture, sia per quanto riguarda infrastrutture da realizzare o da ristrutturare. In questo caso voi avete puntato, sono stati i primi quasi sulla parte sociale. Allora sì, perché è così, il PNRR per lo più, diciamo al 99%, parla di investimenti. Invece questa misura era specifica per le aree interne, quindi probabilmente ha avuto la possibilità di aprire di più a quelle che sono i servizi, quindi non soltanto gli investimenti, anche se c'era, forse il nostro progetto è stato premiato perché aveva un mix, diciamo, di una parte di investimento, che è quella che ha permesso di strutturare il piano, certo, dell'ente della nostra sede in cui c'è la sala Snoezelen anche, e poi una parte di servizi, ma molto più consistente, perché si parla di 60.000 euro di lavori, 30-40.000 euro di attrezzature, qualcosa anche in più, e tutto il resto sono servizi alla popolazione. Quindi il sociale può essere un'infrastruttura, evidentemente. Sì, in questo caso per fortuna il legislatore ha creduto, sì, nella costruzione di un pezzo di Italia nuova, in questo caso sul nostro territorio. Nell'ambito di Varaita Insieme, di questo progetto,
nasce appunto, è nato questa stanza bolle di Snoezelen, sì. La stanza di Snoezelen. Ciao Pietro, tu lavori per quale cooperativa? Io lavoro per la cooperativa sociale Insieme a Voi, e sono un educatore professionale. Dove è nata questa tecnica, insomma? Questo... Allora, lo SNUSL è un approccio educativo basato sulla multisensorialità ed è nato negli anni 70 in Olanda. Dopo una decina di anni di esperienze, di esperimenti, è stato scritto il primo libro nel 1987, SNUSL and Other World, e di lì si è un po' allargato in tutta Europa, adesso praticamente in tutto il mondo. In stanza Snoezelen io accompagno qualsiasi tipologia di utenza, dai bimbi alle persone con difficoltà, ad adulti normotipici, dove andiamo a fare dei momenti di benessere, oppure creiamo anche momenti di condivisione per fare le supervisioni di equip, proponiamo delle serate di prevenzione al burnout, teniamo corsi per altri educatori o altri insegnanti che si occupano di persone in difficoltà oppure che vogliono aprire una stanza, e quindi è un mondo che sta nascendo, perché la multisensorialità finalmente anche in Italia si è capito che la multisensorialità è un po' alla base di tanti aspetti educativi. Lo SNUSL ha un po' la fortuna di non essere, almeno da noi in Italia e anche secondo il principale inventore Ad Ferrell, l'idea di non essere una terapia. Perché il mio obiettivo con la persona deve essere il benessere, deve essere lo star bene, l'abbassare il livello di ansia e il poter vivere un momento intenso emotivamente parlando, ma che mi porta al benessere. Il fatto di non avere come obiettivi principali la riabilitazione o la cura di qualche comportamento problema permette all'operatore di poter viversela con calma da un lato e anche alla persona di non entrare nel prestazionale. Va da sé che se la persona sta bene poi avrà la possibilità di poter lavorare meglio col fisioterapista piuttosto che con logopedista, eccetera, perché se vive un momento di intenso benessere la persona sta meglio ed è più aperta a poter lavorare. Quando penso alla multisensorialità penso davvero ai cinque sensi, o forse anche di più, chi lo sa, c'è anche un sesto senso. Ma ce ne sono otto in realtà, di sensi, sono otto, ci sono i cinque che tutti studiamo alle elementari e poi abbiamo... Il sussidiario, io ricordo cinque. Poi... Ce ne sono cinque, poi in realtà abbiamo anche il sistema vestibolare, che possiamo chiamarlo malamente o da bar, come dico io, il sistema dell'equilibrio, ed è un senso vero e proprio. Poi abbiamo l'eterocezione, che è la posizione degli arti nello spazio, e poi abbiamo l'interocezione, che invece è la percezione dei nostri movimenti interni, quindi quando sentiamo il nostro sistema digerente che si muove o il nostro respiro, andiamo a percepire il nostro battito cardiaco. Soprattutto il sistema vestibolare è uno di quei sensi che la maggior parte delle persone vogliono che sia, come si dice, stimolato. Se immaginiamo, non so, ad esempio le montagne russe, piuttosto che l'amaca, piuttosto che il letto d'acqua che avremo anche su in stanza. È una stimolazione che tanti cercano, che crea benessere, che crea piacere, che crea attivazione. Noi siamo adesso in Val Varaita e stiamo andando a Frassino, dove... Insomma, avremo modo di conoscere l'operatrice Snoezelen e la realtà dell'Unione Montana di Frassino, con la quale collaborate come cooperativa. Sì, collaboriamo con loro, loro sono il capofila di questo progetto, ci sono anche altre cooperative che sono la cooperativa Caracol, la cooperativa Armonia e la Fabbrica dei Suoni. Insieme abbiamo partecipato a questo grandissimo bando, l'abbiamo vinto e adesso stiamo mettendo in campo tante azioni. Dal poter aprire Estate Ragazzi a dei prezzi contenuti per le famiglie in Alta Valle, come a fare dei dopo scuola, come interventi per gli adolescenti, e poi c'è un'altra parte dove c'è la cooperativa Il Ramo, che ha aperto un centro diurno sempre lì a Frassino. Prima hai detto una cosa che mi ha colpito, il fatto che
è uno dei primi progetti, se non il primo progetto PNRR dedicato al sociale, soprattutto non legato a ristrutturazione, a lavori di costruzione, di strutture o d'altro. C'è stata una piccola parte di ristrutturazione dove entra anche la stanza multisensoriale chiaramente, e praticamente nel vecchio salone di giunta è stato fatto il centro diurno e la stanza multisensoriale, ma questi sono gli unici interventi di lavori edili che sono stati fatti. L'idea principale che muove questi interventi è il far rivivere la valle da un lato per le persone che già vivono in valle, ma dall'altra parte ha ragione il presidente della comunità montana quando dice più la valle ha servizi, più la gente è invogliata a venire in montagna. L'idea di venire in montagna è proprio quella di poter offrire dei servizi alle famiglie, alle persone, in maniera tale che al posto che andare in altre città, quindi scendere più in pianura, ma da Brossasco, al posto che andare a Saluzzo, per fare un esempio, da Brossasco si salga su perché il doposcuola c'è comunque, perché la stanza Snuselen c'è comunque, perché altri servizi ci sono comunque. Siamo arrivati a Frassino. Abbiamo lasciato Pietro che ci ha accompagnato qui a Frassino. Adesso incontriamo Cristina Barbero, referente del centro di aggregazione La Gocciolina. Ciao Cristina. Ciao. La Gocciolina è un centro di aggregazione qui all'interno dell'Unione Montana di Frassino. Che cos'è? Che cosa offre? Quali servizi offre la Gocciolina? Allora, la Gocciolina è un centro punto di aggregazione per ragazzi disabili che risiedono in Valle Varaita. Mira a dare un'occupazione diurna per 3 giorni alla settimana, è collocata all'interno del progetto Varaita Insieme. Le persone che frequentano la Gocciolina arrivano da Frassino, da quali paesi della Valle Varaita? Allora, arrivano da Costigliole, da Piasco, da Brossasco, da Verzuolo. Quindi anche dalla parte un po' più pianeggiante della Valle. Esatto, devono, diciamo che il bando, il regolamento, diciamo, a cui si fa riferimento, è quello che dice che i ragazzi devono risiedere in comuni che fanno parte dell'Unione Montana e quindi della Valle Varaita. Quindi da Piasco, diciamo Costigliole, Verzuolo sono i più bassi, fino a Sampere. E quindi tutti i ragazzi disabili, maggiorenni, che hanno bisogno di questo servizio possono fare domanda all'Unione Montana e possono partecipare a questo centro. In realtà un altro vincolo è il vincolo numerico, perché questo centro è autorizzato per 5 ragazzi. No. Quindi se c'è bisogno ci saranno dei turni, ci sono già stati, perché... Quindi non proprio, tutti assieme, ma tutti assieme, ma ogni, diciamo, mezza giornata, chiamiamola così, 5 ragazzi possono essere qui. Raggiungere Frassino e la Gocciolina, questo centro di aggregazione, magari non è per tutte e tutti semplice. Eh sì, perché è più distante di prima. E avete anche dei mezzi? Sì, l'Unione Montana ci ha fornito anche un pulmino elettrico. Un pulmino elettrico che anche qui deve essere usato a turnazione, perché tanti ragazzi sono in carrozzina e il posto per la carrozzina sono 2, però i comuni comunque dell'Unione che hanno dei ragazzi che frequentano il centro danno comunque la disponibilità a integrare il servizio che non può essere dato per tutti con questo pulmino. E quindi questi ragazzi hanno una grandissima offerta, io dico, nel senso che riescono a venire o con questo pulmino o grazie all'interessamento dei comuni o qualcuno che abita più vicino viene con la sua famiglia. Insomma, ci si aiuta. Esatto. Parlavi di scuole, quindi si parla anche di divulgazione e di formazione nelle scuole rispetto appunto al vostro lavoro che svolgete qua. Sì, noi nelle scuole andiamo con i ragazzi, proponiamo delle attività, per esempio in passato le abbiamo proposte legate al metodo Feuerstein. Cos'è? Metodo Feuerstein è un metodo di stimolazione cognitiva di cui io sono formatrice, che abbraccia diversi ambienti, tra cui ad esempio ambiti più che ambienti, ad esempio il tema delle emozioni, per cui abbiamo fatto con alcuni ragazzi questa attività delle emozioni in alcune scuole, in cui loro hanno potuto anche portare la loro esperienza legata alla disabilità, e quindi non è stata una lezione frontale in cui andiamo a spiegare cos'è la disabilità, ma si cerca di far partecipare i ragazzi della scuola, di ordini di scuola diversi, no? E con i nostri ragazzi, in maniera che loro siano attivi in questa
partecipazione, no? Quindi, in poche parole, non lasciare le persone alla gocciolina, ma anche, insomma, abbracciare certo. tutti gli ambiti sociali della Val Varaita. Sì, infatti siamo partiti dalle scuole per normalizzare, diciamo, esatto, anche questa cosa. E poi diciamo che l'obiettivo sarebbe anche magari collaborare con delle associazioni sportive per quel che si può, mm-hmm. oppure ad esempio l'anno scorso con delle estate ragazzi di Piasco, di Rossana, siamo andati perché eravamo lì vicino, in maniera che i nostri ragazzi escano, anche se sono più grandi di quelli che vanno l'estate ragazzi, però in realtà ci sono anche degli animatori che sono della loro età e che possono essere coinvolti un po' in quello che succede, diciamo, normalmente in un paese. Grazie per averci accompagnato alla scoperta della gocciolina e delle attività che si svolgono in questo centro. Andiamo a scoprire la stanza di Snowzeland. Ciao Marianna. Ciao. Sono un po' instabile. Dove siamo seduti? Perché sei sul letto ad acqua, dove è sdraiato anche il nostro ragazzo. E a lui piace tantissimo ed è importante perché è una stimolazione vestibolare. Questa è solo una delle stimolazioni che viene offerta dalla stanza di Snowzeland. Intorno a te e a noi ci sono tanti oggetti, tante suggestioni, anche i colori, come in questo momento Vivaldi che suona in sottofondo. Il percorso qui a Frassino è iniziato più o meno un mese fa e con i ragazzi ogni volta portiamo un tema diverso, e Vivaldi è perché oggi stiamo immaginando la primavera. Esatto, stiamo immaginando di camminare e di rilassarci su un prato. Hai detto un mese, quindi questa attività nella stanza di Snowzeland qui all'Unione Montana della Val Varaita di Frassino è iniziata a febbraio 2024. Sì. È stata inaugurata l'8 di marzo scorso. Esatto. Quanti ragazzi e quante ragazze, ma anche quante persone adulte si servono di questa stanza, Marianna? È del tuo lavoro. Ad oggi vengono in stanza una volta a settimana 5 ragazzi del centro diurno, e presto però la stanza sarà aperta anche a tutta la comunità, per cui sia adulti, famiglie, bambini, e anche loro potranno soffrire di questo approccio educativo. Tu per quale cooperativa lavori? Cooperativa Insieme a Voi di Busca, nella quale c'è questo servizio Bolle di Snowzeland che si occupa sia della stanza che abbiamo su nella sede della cooperativa a Busca e quindi adesso anche di questa stanza qui in Val Varaita. Hai parlato di bolle, siamo circondati da bolle intorno a noi. Le persone e alle famiglie che frequentano questa stanza di Snowzeland, come si sono approcciate? Allora, loro, i ragazzi conoscevano già la stanza perché l'avevano vista giù in un altro paese dove prima era il centro diurno, che è Piasco. Ma ad oggi noi operatori arriviamo qui e quindi utilizziamo in modo diciamo più funzionale per i loro bisogni tutti gli stimoli che ci sono, perché questi stimoli possono essere aggiunti, tolti in base alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi. Marianna, mi mostri alcuni degli oggetti che rendono questa esperienza unica? Sì, allora, il letto ad acqua dove è riseduto e il tubo a bolle, e come la fibra ottica, questa qui è sono quei materiali che sono sempre in stanza. Ovviamente possono cambiare colore. La fibra ottica può essere assolutamente manipolata, non brucia, può essere messa in bocca. Tutto
Il resto che vedete intorno sono tutti oggetti che io oggi ho deciso di portare in stanza. Oggi abbiamo immaginato di essere in un prato in primavera, per cui ad esempio ho preparato questo materiale che non è altro che la colla di pesce, per cui può essere anche manipolata e non è tossica ed ha l'effetto del bagnato. Oppure altro materiale può essere questo, che è sonoro. Sono ceci e pasta colorata, anche questa pasta è di colori naturali da alimenti, quindi visivo e uditivo. Marianna, stiamo parlando di un'esperienza che va a curare, a nutrire tutti i sensi. Abbiamo parlato dell'esperienza visiva, abbiamo parlato dell'esperienza tattile. In che modo la stanza di Snözelen lavora sui profumi? Oggi avevo pensato di lavorare con questa schiuma, che in realtà anche se è multisensoriale, perché mette insieme il visivo, mette insieme l'uditivo, ma anche l'olfatto. In che modo? Sì, vai, grazie. Come vedi, è fredda. È freschissima. È un odore, un profumo buono, fresco. Senti anche l'uditivo. Ci sono le bollicine che... Guarda qua. Si lavora anche con il senso del gusto qui nella stanza di Snözelen? Certo, si può lavorare anche col gusto, si può, ad esempio io oggi ho deciso di non lavorare con il gusto, ma ci sono alcuni momenti, ad esempio quando abbiamo pensato di lavorare su un tema e quindi viaggiare e andare in India, abbiamo assaggiato le spezie. Giusto. L'altra sala Snözelen in valle è proprio a Piasco, l'altra ancora Busca, ma nell'alta valle non c'era nulla di tutto ciò. Quindi diciamo che qualcosa in più, soprattutto a chi è più fragile, quindi anche in questo caso anche la fascia anziana, quindi non soltanto i giovani ma anche gli anziani che vorranno utilizzare. Abbiamo una casa di riposo a Sant'Eire qua vicino, quindi c'è la possibilità di offrire un servizio in più a tutti a coloro che noi consideriamo più fragili da questo punto di vista. Bolle di Snözelen, quindi l'Unione Montana, i suoi servizi possono diventare attrattivi anche per chi vive nella bassa valle, sì. Quindi anche la stanza di Snözelen può essere attrattiva per chi vive in un ambiente fuori dall'alta valle Varaita. Certo. Quindi può avvenire quel processo contrario che ha portato molte persone ad andare appunto a usufruire, certo, di servizi a Cuneo o a Saluzzo, nelle grandi città. Sì, per una volta speriamo proprio che la nostra sede, quindi l'Unione, che ha questo compito, il nome stesso Unione vuol dire che mette in rete, cerca di coordinare, di dare servizi a tutti il più possibile, appunto in un sistema generale, ecco. In questo caso l'idea è proprio quello di attirare a sé coloro che normalmente hanno questo flusso contrario, che vanno verso la pianura, quindi per una volta è la montagna che si pone al centro invece di essere luogo di emigrazione, di partenza, ma appunto di arrivo. I fondi PNRR coprono un periodo temporale che arriva fino al 2025 compreso, quindi... Per noi sì, in questo caso sì, a volte leggermente più avanti, però diciamo che tra 2025 e 2026 si chiude il... E poi cosa succede? Poi cosa... È quella la sfida, penso. Assolutamente una sfida, l'amministrazione dell'Unione Montana è pienamente cosciente di questa difficoltà e sta cercando di trovare delle soluzioni, quindi il nostro presidente lo ribadisce sempre che tutto quello che hanno fatto in questi anni è dovuto a un lavoro comune, quindi di un lavoro fatto insieme. Anche il nome del nostro progetto Varaita Insieme voleva dire questo. E quindi penso che insieme stiano trovando già a pensare nuove soluzioni, quindi non finirà nel 2026.